Ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando il tastino che trovate proprio sotto il mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati con una semplice mail o con una notifica sul telefono quando ci sarà una nuova uscita sul canale. E che vi aspetto anche su Instagram, trovate Nick Nei Sovrappressione, link diretto sotto nell'info box e social, molto più attivo e quindi avremo modo di interagire e conoscerci di più rispetto al solo canale. Ho anche un profilo per le piante, quindi chi ha la mia stessa passione vi aspetto anche lì. E ho anche un nuovo profilo TikTok, e dove faccio video spacchettamenti, provo prodotti, ricette, tutte cose leggere e veloci, anche video divertenti, quindi vi aspetto anche lì. Trovate sempre Nick Nei Sovrappressione e il link diretto sotto nell'info box. Cambio di colore, non è ancora quello che voglio ottenere, cioè quello che voglio tenere, però ci sto lavorando. Almeno ho tolto il biondo perché mi aveva stancato, il colore che amo, il più bello di tutti, ma è un sacrificio tenerlo, mantenerlo, rovina i capelli, quindi basta, non ce la faccio più. Quindi bando alle ciance, video su Vada la spesa settimanale. Tra poco vi lascerò gli spezzoni del video della spesa durante la settimana. I posti dove andiamo più spesso sono Lidl, e perché ci piace, abbiamo la Lidl Plus, abbiamo un sacco di offerte, ci piace provare cose nuove, hanno, ogni tanto cambiano. Poi ci sono quei prodotti a cui siamo affezionati e che acquistiamo sempre, tipo il pesce, da Lidl è buonissimo. E poi mentre per la carne andiamo al Pewex perché ci piace, e la qualità della carne, anche il rapporto qualità è ottimo. E poi ovviamente cose che non troviamo a Lidl le prendiamo lì, oppure ad altri supermercati in zona, abbiamo il Carrefour, abbiamo il Conad, quindi se qualcosa non ci serve, un ingrediente particolare che lì non troviamo, abbiamo la fortuna comunque di avere tutti questi supermercati vicino casa. Per Elsa andiamo spessissimo dal K-Planet, anche se abbiamo diversi negozi anche in zona, mobili eccetera eccetera. Abbiamo anche la fortuna di avere un mercato sotto casa, quindi frutta, verdura le prendiamo fresche al mercato, anche le uova. Hanno messo nella nostra zona anche le colonnine per l'acqua dell'acea, che si può scegliere frizzante e naturale, quindi anche l'acqua la ricarichiamo lì. Mia madre l'altro giorno ha detto hamburger al posto che hamburger, la ricarichiamo lì quando riusciamo, insomma, se no compriamo i casse. E poi che altro dire, abbiamo anche il tutto market proprio sotto casa, ci arriviamo a piedi in 2 secondi, e quindi sta vicino al mercato, di conseguenza se dimentichiamo qualcosina, però quello è solo per le cose che dimentichi, altrimenti ti spennano. E niente, quindi questo è quanto, tra poco vi lascio i video degli su Vada la spesa del periodo. Ciao. Un bacione grande, se vi va ci vediamo al prossimo video, ciao! Buona domenica. Andiamo a prendere un uovo di Pasqua. Un altro. Allora, svuota la spesa. Da Oggi Store abbiamo preso le uova di Fedez e di Clio. Poi in più queste caramelline da provare. Queste ci siamo mangiate mentre tornavamo in macchina. L'Indoor è irresistibile, scioglievolezza e Perugina nero. Questi per Nicolas, che se ne è già bevuto uno, gusto cola. Buono. E poi c'è la Lindet Excellent miele e mandorle. Adesso metto a posto e vi faccio vedere il Lidl. Da Carrefour, Winx. Ah, da Carrefour abbiamo preso quello delle Winx e quello grande delle Frozen. Video di Pasqua sempre sul canale. Ciao. Da Lidl abbiamo un tonno al naturale, un mango e un avocado. Poi abbiamo marmellata di fragole light e contro filetti di pollo, sono 400 grammi, due cotolette di tacchino da 280 grammi l'una. Di qua abbiamo i semi, questi qua sono sempre carini da mettere nelle piante, nei vasi. Poi cat snack per Elsa e i crunchy creamy. Due pizzette bianche, domani a pranzo ci facciamo la pizza con mortadella e petto di pollo cotto al forno. Una gassosa, una conzel e floralis, crunchy muesli alla fragola e una splendida gattina. Eccola, eccola, eccola. Mamma mia, quanto è bella. Di ore guar. Ore guar. Di ore guar. Ore guar. Di ore guar. Ore guar. Stronzettina. Aggiuntina spesa a Lidl. Abbiamo preso lo Scottex, questo della Floralis. Le patatine, Nicolas siccome non ha avuto cioccolato per niente in questi giorni, due uovi di Pasqua, ma ha preso anche questo. Poi l'Ines Idea Ultra, perché a Lidl si trovano solo questi, pepe nero, quello da macinare, vitamine C e olio di semi girasole. E ora Amazon
Per le mie colazioni, adesso che sto a dieta, e questa è della Valsoia, bontà e salute 100% vegetale, crema senza zuccheri aggiunti e dovrebbe essere alla nocciola naturalmente e senza lattosio. E poi invece ho preso il burro d'arachidi proteico, quindi è sempre anche questo è senza è vegan, senza zuccheri e senza olio di palma, e mi servono appunto per le mie colazioni adesso che sto facendo una dieta. E niente, le ho prese su Amazon. Orre, uè. Allora, giunta a spesa al Lidl abbiamo bevanda cocco e riso, latte, poi abbiamo sticche di speck, pancetta affumicata, due salse di pomodoro ciliegino, poi abbiamo due pacchi di cellino fusilli integrali, due pacchi invece di mezze maniche della Combino, pane arabo e qui abbiamo invece piatti piani e piatti fondi. E ora guarda, adesso vi faccio vedere il Pewex. Pewex abbiamo salsicce di pollo e tacchino e sono 542 grammi a 4,87 euro. Di qua abbiamo la scottona macinato scelto, 510 grammi, 4,07 euro. Poi il burro d'arachidi e Calvé Burger. Questa che è classic BBQ, salsa affumicata. Poi la farina di cereali biologica, la farina quella per pancake bio e il pacco di 4 hamburger, i panini, quelli là per gli hamburger. E ora guarda, giuntina spesa al Lidl, abbiamo la bresaola, la mortadella di Bologna e il petto di pollo cotto al forno, poi sacchetti piccoli e sacchetti prosecco grande e l'ecoshiba con salmone per la piccolina. Allora, aggiunta per quanto riguarda il caffè, abbiamo preso il caffè dark e il tè con cui faccio colazione al Tutto Market, l'olio extravergine d'oliva, una bottiglia d'acqua che oggi ho il turno al Toys, i Tuk sempre da portarmi al Toys, una Monster Energy che berrò tra pochissimo, una gambardella Philadelphia Light e Satisfaction al formaggio per Elsa. E ora, aggiuntina spesa al Lidl, e abbiamo i pomodori Pachino, poi una coca normale, una Patronus, una Weiss in lattina, una coca zero, il filetto di salmone senza pelle, bocconcini di polpo, insalata esotica, due filetti di merluzzo nordico in pastella, l'hummus al curry e qui abbiamo invece il pane al grano saraceno e noci. E lì c'è una gattina! Amore! Ora guarda. Allora, aggiunta spesa al mercato e abbiamo banane Chiquita. I tre sacchetti con due cavolfiori, no, broccoli siciliani, mi sa. No, io non li riconosco mai. Broccolo romano e zucchine a rondelle. Poi tre etti di insalata, un po' di mele e qua abbiamo una burratina. E Sei eh? burratini. Ah, sei burratine, mica una. Pagate 11,93 euro. E ore? Bella, buon fine settimana. Buon fine settimana da pallocchetta. Allora, giunta a spesa al Lidl, abbiamo una cassa di Ferrarelle, poi le mezze maniche della Combino, i fusilli dell'Acendino, tacchino hamburger 400 grammi, latte parzialmente scremato, pancetta dolce, sticche di speck, poi abbiamo due pacchi di straccetti di petto di pollo da 400 grammi l'uno, i pomodorini, una pagnotta proteica, tonno, filetti nice, sugo alla salsiccia e le spaccarelle, una gattina! Acquistini da Digotà per casa, io ho preso dello scansafatiche legno e parquet, nutre, lucida e protegge, lo provo. Fazzolettini, questi qua sono con estratti di erbe officinali. La ricarica per il sapone liquido, e ho scelto muschio bianco, che ha un'azione rinfrescante e poi mi piace la profumazione. E poi salviette struccanti della Fria che stavano a 99 centesimi. E riguardo, giunta acquisti da Mauris, cercavo una tinta che non capisco perché quelle l'ha già fatte, a poco non si trovano più il rame, si trovano tutti i colori scuri, rossi, biondi, vabbè. Quindi ho preso intanto l'acetone che mi serviva, due scatolettine per Elsa che queste gli piacciono e poi è arrivato passione unghie, ma quello vedrete lo spacchettamento prima.